fortissime contestazioni. Una piazza piena di giovani con cori e bandiere in una Catania blindata, mentre Matteo Salvini partecipa all'udienza preliminare per il caso Gregoretti. 3 ore di attesa nella città divisa. Non era necessario fare il tuo processo. Queste cose che stanno facendo per me è ingiusta, perché Salvini è innocente. L'udienza dura 4 ore. Giulia Bongiorno, senatrice legale di Matteo Salvini, resta ferita dal distacco di una lastra di marmo in tribunale, proprio mentre il giudice decide di convocare per le prossime settimane alcuni testimoni eccellenti sul caso Gregoretti. Il giudice ha detto: non solo voglio sentire la Lamorgese, ma inviterò gentilmente a Catania Conte, Di Maio, Toninelli, la 30. E quindi torneremo a Catania in compagnia. Conte, Salvini, Di Maio, dal giuramento di governo insieme nel 2018 all'aula di tribunale nel 2020, mentre la difesa dell'ex ministro dell'interno affila le armi. Se un atto collegiale che si innesta in una procedura riconosciuta internazionalmente, non ci può essere sequestro di persona. Poi arriva il messaggio di Salvini agli ex colleghi di governo. Io mi sono rifiutato di dire sono colpevoli anche loro, perché la mia tesi è esattamente l'opposto. Sono innocenti anche loro.